Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museum. In questa puntata volevo ringraziarvi perché siete arrivati a 1900 iscritti, veramente. Grazie, senza di voi la Computer Museum non è niente. E infatti volevo festeggiare dando alcuni avvisi e soprattutto alcune novità che faranno comodo per voi, in molti di voi soprattutto. Allora, la prima è che ci è arrivata finalmente la Reflex, quindi da marzo in poi gireremo tutti i video con questa fantastica macchina fotografica. Sì, ho messo anche la lente, quella che poi vedrete gli episodi più avanti, verso il 3-4 gennaio mi pare, riguardanti tutti questi tipi di lenti, farò vedere i vari test e altro, quindi ci saranno anche dei test. Ci è arrivata, come ho detto, la Nikon, sì lo so, è color rosso, ma purtroppo era l'unica che era scontata a questo prezzo, fate voi un po' il confronto. Il color nero della Nikon D3100 con l'obiettivo e tutto costava ben 490 euro, invece questa è stata scontata a 299, quindi un vero affare, anche se rossa non mi interessa più di tanto. Registrare registra benissimo. Oltre a quello volevo dare alcuni avvisi per voi. Allora, innanzitutto vi ricordo che il 19 dicembre ci sarà la nostra live chat, la nostra videoconferenza, la numero 6, quindi vi aspetto in tantissimi con nuove domande anche sulla Reflex che abbiamo appena comprato, le domande il perché l'ho comprata, anche se ho risposto sulla nostra pagina Facebook, però per chi vuole essere, per chi ci segue solo su YouTube, può avere anche lì una risposta, non ci sono problemi. Poi vi ricordo che il 31 ci sarà la diretta live streaming del Capodanno 2015. Dopo questo, volevo avvisarvi che, essendo che 3-4 persone mi hanno chiesto: ma come mai non riesco più a vedere i video tuoi di 2 anni fa? E io mi sono un secondo chiesto: ma scusa, è impossibile, cioè io li vedo tutti e quattro. Invece no, a quanto pare YouTube fa vedere fino all'ultimo anno. Quindi ho creato delle playlist con i primi episodi che sono partiti verso 2009-2010, adesso non mi ricordo di preciso, e ho intitolato ogni singola cartella Sensor 2010, Sensor 2011, Sensor 2012, 13, 14 e così via, in modo che voi possiate cliccare dentro e vedere praticamente tutti i video che sono stati girati in quell'anno. Dopo aver detto tutto questo, vi ringrazio ancora di cuore per aver, esservi iscritti al mio canale, grazie ancora e ci vediamo stasera con un nuovo video. Ciao ciao!